Ciao ragazze, come vi ho accennato sul gruppo o in precedenza, oggi volevo farvi vedere con le carte Studio Line cosa possiamo creare oltre le palline. Io oggi mi sono divertita a fare qualche candela. Vedete? Questa le trovo molto belle. Ok. Ora vi faccio vedere come ho realizzato. Prenderò una delle mie carte, a me piace particolarmente questa in tinta unita, la vado a prendere, la applico sulla mia candela. A me piace l'idea di metterla in più o meno centrale. Con l'embosser vado a scaldarla. Ok. Cercando di stare il più attento possibile a non bruciare la candela, scusate, a bucare il foglio o non far sciogliere la candela. Vedete? Quando vedo che si scalda particolarmente, vado a eliminare le grinze che si possono essere create dall'altra parte, in modo da poi ritornare sulla zona dove posso avere ancora qualche imperfezione, ma che non sia troppo caldo. Ok, fatto questo, vedete, scusate che tolgo questa. Vado ad applicare sotto un cerchio, io ho fatto questo qua a scallop e lo vado ad applicare con questa colla di cui mi trovo molto bene e almeno sono sicura che non andrà a sciogliersi come la colla a caldo che potrebbe saltare via. Ok, la tengo ferma un attimo perché ci vuole un po' di tempo e poi vado a decorarla come meglio credo. Io mi sono preparata questi che si sta attaccando, questi rami e vado a decorare la mia candela come meglio credo. Come potete vedere è molto semplice perché no, molto carino e in poco tempo si riescono a creare delle cose molto simpatiche. Io le ho proposte alle mie clienti, sono molto contenta perché piacciono molto, ne ho da personalizzare o comunque da molto velocemente perché, come ripeto sempre nei tutorial, siete tutti creative, quindi ognuno decide come meglio crearla. Dopo di qua metterò qualche strass o qualche perlina, vedrò, però la candela è molto semplice da realizzare. Vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao ragazze!